Oggi è lunedì e come al solito lunedì non solo è la giornata più bella della settimana perché riaprono i mercati e torno a lavorare, sì, ieri ho poltrito come ogni domenica, ma anche perché parliamo di indicatori, di pattern, di cose concrete. Vi faccio vedere il codice, spippoliamo un po', facciamo un po' di sistemi e oggi ho deciso che non sarebbe stato un lunedì normale. Non ho cari, oggi parliamo di pattern, di candele giapponesi, di candlestick, come le chiamate, ok? Oggi parliamo di doji. Benvenuti a tutti signori in questo nuovo video, io sono Francesco Buzzi, insegno come guadagnare sui mercati senza diventarne schiavi, direi di non perdere altro tempo, buttiamoci subito nel video dopo la sigla. Allora, l'obiettivo ovviamente attendere di ogni video è far vedere delle cose pratiche, infatti le ho preparate qua, belle, pronte, però serve un attimino un'anticipazione, un preavviso, un prologo, come si chiama? Non lo so, comunque dobbiamo mettere giù, stendere le basi di che cosa stiamo parlando, delle candele giapponesi. Semplificando molto, le candele, i grafici che noi vediamo normalmente non sono scontati, cioè non diamoli per scontato, noi guardiamo i grafici che sono incasellati in candele e ogni candela è composta da quattro elementi: l'high, il low, l'open e la close. In questo caso, tra l'altro, una candela verde, ok? Non diamoli per scontati. Questo poi dipende dal time frame, quindi un time frame a 5 minuti vuol dire che dentro questi 5 minuti, classificato in una candela, ci sono tutto ciò che è successo in 5 minuti, ok? Con il prezzo massimo, col prezzo minimo, col prezzo dell'apertura della candela, che capisci che dipende dal time frame proprio perché l'apertura di per sé non c'è, dipende dal time frame e la chiusura della candela. Con lo spippolamento di questi dati noi possiamo fare tante cose. Questa ad esempio è una barra che viene definita candlestick o candela giapponese o pattern, come la volete mettere. Per fare un esempio, sarebbe completamente diversa se la close fosse qua e l'open fosse qua, perché vorrebbe dire che ha aperto qua e ha chiuso qua, quindi è rossa, quindi il prezzo è sceso, ok? Oppure è molto diversa, entriamo subito nel dettaglio, se fosse così. Questo, giusto per capirci, ha detto body o corpo, ok? Il rapporto tra l'apertura e la chiusura, ok? Body. Tutto quello che succede invece, vediamo se riesco a usare il rosso che è un po' imprevedibile. Tutto ciò che invece succede tra l'high e il low, il like è sempre in alto rispetto a close e l'open, possono scambiarsi a seconda se il prezzo sale o scende, l'high è sempre in alto. Questo è il range, ok? Queste sono le basi per capire di che cosa stiamo parlando. Una candela, candela giapponese detta doji, chissà chi ha definito questo nome, non lo so, devo essere sincero, presenta un body molto più piccolo del range, ok? Praticamente a zero. Cosa è successo in questi 5 minuti se c'è la doji? Il prezzo è andato su, è andato giù, ha fatto cose, poi ha chiuso esattamente o molto vicino all'apertura. Quindi quello che è successo è che ha fatto cose e poi è ritornato qua, cioè indecisione, ad esempio, no? Abbastanza chiara come cosa, in una candela come questa il prezzo ha chiuso qua e ha aperto qua, o ha aperto qua e chiuso qua, ha fatto della strada, qua no. Oggi proviamo a lavorare su questa candela qua, sulla doji, che addirittura spesso e volentieri è proprio piatta, cioè la close è uguale addirittura all'open. Allora, vediamo un attimino di implementarla nei nostri grafici. Bisogna partire dalla cosa più importante in assoluto, in questo caso, che è il codice. Eccolo qua. Piccola nota, se non sapete come scrivere il codice di qualcosa, bisogna un po' darsi da fare. Io non sono un programmatore, ma ho ben chiaro in testa cosa mi disse il programmatore, quello che ho pagato per il bazzfoglio meraviglioso, incredibile, eccezionale, quando gli ho detto, sì, ma tu scrivi tutte queste righe di codice, perché mi parlava
migliaia di righe di codice. Lui ha fatto, no, il mio mestiere è assemblare quello che conosco e quello che trovo in giro. Ecco, uguale per TradeStation, è difficile che scriviate sempre tutto da zero. Sì, si può fare, però è un po' più lungo. La maggior parte delle volte trovate già il materiale online. Ecco perché utilizzo TradeStation e Multicharts, perché sono molto diffusi, sono molto comuni, c'è molto materiale disponibile online. Giusto per dirvi, svegliatevi un po' fuori se non vi viene qualcosina, per dire che io ho fatto questa stessa identica cosa per scrivere la doji. Quando dico che potete fare trading automatico anche se non siete programmatori, io sono il perfetto esempio. Questo è il codice che dice semplicemente: noi prendiamo il body e deve essere inferiore a di un tot rispetto al range. Ok? Se è una variabile booleana, quindi deve essere vero o falso. Se è vero, è implicito, ma teoricamente il codice dice questo, se è vero, se doji è vera, allora compro la prossima barra mercato e chiudo a fine della sessione. Ok? È chiaro? Questo codice è molto molto semplice. Se qua metto 1 è l'1%, quindi il body è 1% del range. Ok? Ciò che viene rappresentato, lo possiamo vedere in un grafico a 30 minuti, adesso vi dico anche un attimino questa cosa, è questa cosa qua. Aspetta che tolgo i pallini perché ci rompono le scatole e andiamo a fare uno zoom. Eccolo qua, ecco qua. Ah, ne abbiamo due. ne abbiamo due. Allora, questa è una doji, ok? Si vede chiaramente col mouse. Se ci vado sopra magari si vede meno, quindi lo sposto un attimo. Questa a sinistra dell'ingresso mercato è una doji perché il body è praticamente piatto, ok? Quindi il prezzo è salito, è sceso, ha fatto un massimo, ha fatto un minimo, ma se andiamo a vedere i prezzi, l'open in questo caso coincide con la close, 4151.50, 4151.50, ok? E la prossima barra mercato compriamo. Questo è il nostro setup, se vogliamo chiamarlo così. Ora, il punto numero uno da capire è che cambia completamente da time frame a time frame. È abbastanza scontato. La forma delle candele a 5 minuti o daily è uguale, ma ci sono molte più candele a 5 minuti rispetto alle daily in un giorno, perché daily ce ne abbiamo una e a 5 minuti ne abbiamo un tot. Prendiamo un minuto, così faccio il calcolo. In un minuto ci sono 1300, in un giorno ci sono 1380 candele a un minuto. Ok? 1380 candele daily sono 6 anni, 7 anni, ok? Quindi cambia molto. In particolare cambia il numero dei trade. Se andiamo a vedere a 5 minuti, questo sistema applicato ovviamente su uno storico, in questo caso di 15 mesi, fa 313 trade a 5 minuti, 224 trade a 30 minuti e daily, non ho ancora controllato, ammetto, 2 trade in 15 mesi, ok? Quindi la scelta del time frame è fondamentale, è la prima cosa in assoluto da capire. Più scendiamo di time frame e più possiamo trovare questo pattern. Si potrebbe dire che sia forse meno significativo, ok? Ma questo è un discorso un pochettino più ampio. Diciamo che vogliamo scegliere il 30 minuti. Andiamo a vedere i risultati di questo sistema. Sull'S&P 500 a 30 minuti noi abbiamo questo risultato qua negli ultimi 15 mesi. Noi sappiamo che nel 2022, marzo del 2020, ma anche tutto l'inizio del 2022, ci sono stati parecchi problemi sull'S&P 500. Non so se eravate su Marte o eravate connessi in queste frequenze, ma sono scesi tutti i mercati anche parecchio. Quindi in realtà concepisco poi è da aprile. Comunque concepisco abbastanza questo crollo, anche perché andiamo long, solo long, sull'S&P 500. In realtà funzionicchia anche abbastanza bene, lo ammetto, cioè non è qualcosa di traumatizzante, ok? Ci sono dei modi però per renderlo un pochettino più efficace, cioè questo ci dice che il doji va bene o no. No, non funziona così. Doji non va bene o no, è uno strumento, come sono uno strumento tutti gli indicatori che noi vediamo ogni lunedì. Non è che va bene o no il CCI, l'RSI, la media mobile, positiva o negativa, che discorsi sono? È positiva se inserita in un contesto per il quale la media mobile ci serve, così come il doji, mi raccomando. Quello che potremmo fare in questo caso è dargli una direzione, ok? Nel momento in cui tu
vuoi provare a comprare, prova a comprare con determinate condizioni. Ti faccio un esempio molto semplice. Non comprare a mercato, compra quando c'è un ritracciamento. Magari. Vediamo che risultati dà. Io non ho fatto questo test, lo vediamo insieme. Ma non cambia particolarmente. Compra quando stai partendo. High stop. Peggiora un pochettino, ok? Oppure possiamo provare a comprare quando il prezzo è maggiore della propria media mobile, vuol dire che sta salendo. Oppure possiamo provare a cambiare le uscite. Magari non serve uscire a fine sessione, magari serve uscire con uno stop loss e un take profit. Questo è un tentativo che possiamo fare, ad esempio. Mettiamo, facciamolo semplice, set stop loss, my stop e set profit target. Così possiamo ottimizzare meno facilmente, ma almeno andiamo dritti al punto. Stop loss diciamo 5.000. E my profit diciamo 5.000, ok? Tolgo l'uscita a fine sessione e ottimizziamo stop loss e take profit. Ma mi raccomando, sono sempre cose da ottimizzare, eh? Fondamentale. Diciamo da 500 a 5.000 con step 500 e il my profit da 0 a 5.000 con step 500. Quante 110 casi sono assolutamente fattibili. Vediamo che le performance già probabilmente aumentano, non vorrei dire una cavolata, ma probabilmente aumentano, anche per la lunghezza dei trade, ok? Abbiamo migliorato un sistema che adesso sta a mercato più giorni, sta a mercato 3 giorni, prima stava a mercato una sessione, doveva chiudere, però l'abbiamo un pochettino migliorato. Non è ancora un sistema fatto e finito, ma voglio farvi capire come si studiano queste cose, ok? Vedi, questo trade è andato positivo, questo negativo, ecco. È molto interessante questa cosa che è successa. Noi vediamo che l'ultimo trade ha aperto il 28 luglio e non ha ancora chiuso. Siamo all'8 agosto e non ha ancora chiuso. Non so se ci piace questa cosa, ok? Perché la doji a 30 minuti è un segnale di breve. Addirittura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giorni a mercato sono un po' troppi. Magari mettiamo uno stop. Classico bar sin sentry, ok? Faccio un esempio, dico il classico perché se avete seguito questi video voi l'avete già visto, però if market posi, cosa che sto sbagliando? Market position maggiore di 0 and bar sin entry, cioè conta le barre in cui stai a mercato, uscita, then sell. A quel punto chiudi la posizione. Se stai troppe barre a mercato, io ti chiudo la posizione, perché troppo perde un po' l'efficacia della doji. Si va troppo a cercare dentro il rumore. Adesso lo ottimizziamo velocemente, perché ogni cosa va ottimizzata, diciamo da 0 a 130 minuti su 2 giorni, sì, ci va bene. È importante avere questa dimestichezza col time frame, col numero di barre. Numero di barre a 30 minuti in una SP500 sono 46, 23x2. Le carni o sulle granaglie è diverso. Vediamo come impatta il fatto che diminuiamo un pochettino la lunghezza dei trade, e impatta molto positivamente. L'equity è leggermente migliorata, sta meno mercato, rischiamo di meno, ha una percentuale di trade vincenti maggiore, un buon average trade e un drawdown ancora abbastanza sostenuto. Siamo long sull'SP 500, quindi comunque lavoriamo già col vantaggio a favore. Ma in questo caso gli diciamo, se c'è un'incertezza, allora compra, ci può stare. La cosa interessante che sarebbe da provare è magari andare a vedere daily, su un orizzonte temporale magari un po' più ampio per avere più storico, diciamo così, diciamo 25 anni, che cosa comporta appunto l'utilizzo del time frame daily. Uscita 1-5 giorni, al massimo stiamo dentro 5 giorni, lo stop loss diciamo 1000-2005 con step 500 e il take profit diciamo 0-5000 con step 500. Dovrebbe fare in un istante perché daily è molto veloce, ok, fa pochissimi trade, è molto difficile da tradare, però
il risultato è tutto sommato positivo, con il 61% di trade vincenti, 52 trade, 368 di average trade e un drawdown abbastanza basso. Questo sicuramente non è un sistema fatto e finito, io vi disincentivo a tradare questo sistema qua, non è il sistema, ma soprattutto è uno studio che abbiamo fatto insieme, ma può essere un buon filtro. Ad esempio, se il Doji non è particolarmente efficiente, tra l'altro abbiamo lasciato anche high stop, potremmo cambiare il tipo di entrata, ad esempio. Se funziona abbastanza bene, ma non funziona bene come motore, cioè questa idea di incertezza e poi a cui segue l'acquisto non ci sconfifera tantissimo, possiamo usarlo come filtro. Noi usiamo il nostro motore magari classico, andiamo sull'S&P 500 Reversal, perché l'S&P 500 tipicamente conviene comprarlo quando scende, e poi magari ci mettiamo il Doji come filtro. Magari non serve, magari serve, è così che va testato. Se non serve come motore, possiamo provarlo come accessorio. Detto questo, fammi sapere cosa ne pensi, scrivi nei commenti Doji 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 tre volte consecutive per supportare il canale, iscriviti, condividi e iscriviti soprattutto alla Buzz Letter, email quotidiana, meravigliosa, densa di contenuti, gratis ogni giorno. Più di così veramente arrivano anche cioccolatini a casa, per dire. Quindi iscriviti e ci vediamo mercoledì con un nuovo video. Ciao!